mare pallido assorto, come questo piede. Lavorare in ambito culturale, che cosa vuol dire? E quali sono le professioni antiche, ma soprattutto dove sono le opportunità di portare un contributo nuovo in settori che hanno la caratteristica di non morire mai, ma di essere continuamente propositivi, quindi mercati e mondi del lavoro affascinanti, ma che devono essere conosciuti un po' in modo specifico. Allora, se c'è una cosa per sgombrare il campo che mi fa venire il cimurro è quando mi viene detto: ah, vabbè, ma che cos'è che. Perché bisognerebbe lavorare nella cultura? Tanto lavorare nella cultura non paga. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa che mi fa venire il cimurro, questo ve lo dico, poi faccio vedere le slide, ma così ci siamo capiti subito, ha a che fare con la domanda: ma io. Mentre scelgo che cosa faccio, voglio fare da grande, mi interrogo su quali sono gli sbocchi professionali che sono aperti in diversi settori. Ecco, queste sono, a mio modo di vedere, due approcci che non vanno seguiti. Riguardo al primo, lavorare nella cultura non paga. Dipende, andate a chiederlo a Chiara Ferragni o a Zuckerberg se è vero che lavorare su internet, non è un lavoro vero. Andateglielo a dire a loro. Si parla della radio come di un medium morto da quando è stato inventato il cinema. E una cosa che non finisce di stupirmi è il fatto che i vinili, che io stessa pensavo fossero completamente morti, sono ritornati in auge. Certo, come una nicchia, ma ci sono ancora. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di qualsiasi mercato del lavoro, ma nello specifico dei mercati del lavoro della cultura, ad evitare di intorcolarci in stereotipi che non hanno senso. Così come quando pensiamo al nostro futuro, quando voi pensate al vostro futuro, il mio consiglio non è tanto di partire da quali sono gli sbocchi che diverse facoltà offrono, nel caso vogliate andare all'università e continuare gli studi, ma cominciare a interrogarsi quali sono le attività e gli ambiti che vi interessano, che vi attirano e che vi appassionano, e da lì partire per conoscerli un po' meglio. Ed è questo quello che farò nelle slide successive. Quindi la mia idea è di attraversare in questi minuti che passiamo insieme la parte bassa di questa slide, chiedendoci quali sono, di che cosa, cosa diciamo quando parliamo dei mercati della cultura, quali sono questi mercati del lavoro che generano, di quali professionalità stiamo parlando. Come si arriva a fare quel lavoro lì e quindi quali sono i percorsi per arrivare ad essere bravi in quelle diverse professionalità e poi possibilmente come stanno cambiando, perché è nel cambiamento che ci sarà il bisogno di competenze nuove ed è lì che voi dovrete andare a inserirvi. E quindi cominciamo. Allora, quando parliamo di settori culturali, di ambiti culturali, parliamo di un sacco di organizzazioni molto diverse fra di loro, che, volendo classificarle, sono un po' all'intersezione fra macroambiti, arti visive, arti performative o industrie culturali, ok? E macro funzioni. Quindi un'organizzazione che si occupa di conservazione nelle arti visive tipicamente si chiama museo. Questo è il modo di leggere questa slide. Quindi vedete che dentro qui trovate una incredibile varietà di operatori. Tra l'altro, alcune sono imprese, Netflix, Walt Disney, altre sono
no profit, i grandi teatri, il Carlo Felice a Genova, per esempio, altri sono istituzioni pubbliche, per esempio Palazzo Ducale a Genova, sempre per stare in Liguria. E poi una delle specificità dei settori culturali è che all'interno di ciascuna casellina si aprono dei mondi che hanno caratteristiche, professionalità e comportamenti anche molto diversi fra di loro. Per esempio, se noi consideriamo i musei, è molto diverso se stiamo parlando di uno scavo archeologico. Se stiamo parlando di un museo esperienziale, come sono tipicamente i musei per bambini, se stiamo parlando di un museo stile Wunderkammer, quindi come le grandi collezioni settecentesche, come sono gli Uffizi, il Museo del Cairo, questi musei che hanno delle raccolte sterminate, o se sono dei musei che hanno una funzione prevalentemente scientifica e classificatoria, come sono tipicamente i musei di storia naturale. Quindi sempre musei li chiamiamo, però rispetto alla domanda che abbiamo, ma io che cosa voglio fare da grande e quali professionalità sono collegate a questi settori, beh, stiamo parlando di cose completamente diverse fra loro. Un altro aspetto è dato, va bene, una volta che abbiamo identificato più o meno quali sono gli ambiti quali della cultura ci interessano, il passo successivo è andare a indagare quali sono le professionalità che ci sono dentro. E qui, anche qui, volendo fare un ragionamento molto, molto largo, abbiamo quattro tipi di macro famiglie professionali. Ci sono ovviamente le professioni artistiche, che sono molto specializzate. Se uno è un ballerino di flamenco, è una cosa diversa rispetto a un ballerino di danza classica col tutù. Sono in parte formalizzate in percorsi formativi, cioè uno studia da pittore, ma poi ha bisogno di fare tantissima pratica e non necessariamente nelle scuole. E ci sono molte carriere internazionali, cioè i mercati del lavoro artistico sono e dovrebbero essere sempre di più internazionali. Quindi bisogna un po' entrare in una logica di ho abbastanza talento e sono pronto a buttarmi nel mondo. Poi ci sono le professionalità tecniche, che sono molto poco visibili a volte, molto specializzate, fra gli addetti ai lavori molto conosciute e possono essere anche molto richieste. Fare il truccatore per teatro è un mestiere diverso che fare il truccatore per il cinema o per le sfilate di moda, ma sempre truccatore è. Quindi sono lavori che possono avere un livello di specializzazione veramente elevatissimo. Poi ci sono professionalità manageriali, che sono ovviamente molto più numerose nelle imprese, un po' meno nelle organizzazioni culturali, nelle istituzioni, eccetera. Anche se stanno diventando sempre più importanti e richieste perché, diciamo, è sempre più difficile per le organizzazioni culturali far quadrare i conti. Di per sé le professioni manageriali non sono iperspecializzate, però se non a macro categorie, cioè se io mi occupo di marketing non mi occupo di finanza, però il punto qui è che un fabbisogno fondamentale è dato dall'interesse e dalla passione per lo specifico settore. È molto difficile immaginare di andare a fare il manager in una galleria di arte contemporanea se non si è appassionati di arte contemporanea. Ci sono un sacco di altri settori che risultano più interessanti o anche semplicemente più facili da trovare. Che non le gallerie d'arte per un laureato in economia. C'è poca offerta, ma c'è anche poca domanda, quindi sono delle nicchie. E poi c'è invece un ampio spettro di professioni che sono legate all'attività di curatela e di ricerca.
Anche qui il livello di specializzazione è molto alto, le carriere sono molto lunghe e diciamo di solito sono legate a istituzioni. È più importante e con più reputazione l'istituzione, tanto meglio è. È evidente che in una varietà di professionalità così ampie, i punti di ingresso sono diversi. E adesso li vediamo fra un momento. La tecnologia come entra? Entra trasversalmente in tutti i settori e in tutte le aree professionali, anche nei mercati più antichi. C'è un tema di tecnologia e di linguaggi artistici, c'è uno sviluppo, c'è tutto il tema dello sviluppo dei canali digitali per i contenuti, quindi diciamo la tecnologia sta trasformando moltissimo questi settori e c'è bisogno di un sacco di professionalità nuove che di nuovo però richiedono di sviluppare una sensibilità e un'attenzione alle specificità e poi guardare con occhi diversi i settori antichi. Per questo all'inizio vi dicevo che è estremamente importante essere appassionati, essere interessati a uno qualunque di questi settori. Dicevo prima che i punti di ingresso sono molto diversi fra di loro, e qui li trovate segnalati. La cosa importante da dire, secondo me, è che sempre di più sono rilevanti le contaminazioni fra i diversi percorsi, per cui il mio consiglio è quello di cercare di costruire un percorso professionale misto, stando sempre molto vicino all'organizzazione specifica o al settore specifico che interessa. Quindi io quello che consiglio sempre a chi me lo chiede è di frequentare il mondo che ti interessa. Ti piace la musica? Ti piacciono i concerti? Bene, informati su backstage, vai a vedere come funziona, come è fatto dentro, fatti conoscere, magari partecipa all'organizzazione di un evento e intanto studia, preparati con una dimensione culturale da una parte e specifica della professione dall'altra. Ma allora perché si dice che il lavoro culturale non paga, se tutto sommato ci sono tantissimi settori, tantissime professionalità, tantissimi bisogni e c'è una prateria di competenze che devono essere incorporate? Per tanti motivi. Allora, uno perché uno dei modi di entrare in questi settori è frequentare una facoltà umanistica, ma per definizione le facoltà umanistiche aprono a tantissime professioni, anche fuori dal mondo della cultura. Quindi, mentre un laureato in economia va a lavorare nella gestione di un'azienda e poi ci possiamo sbizzarrire su quel settore, qual è la funzione, ma sempre quello lì è il lavoro, un laureato in una facoltà umanistica potrà andare a finire a fare l'insegnante, come potrà andare a finire a lavorare in un museo, come andrà a finire in una casa editrice o nella funzione comunicazione di una impresa. Quindi il collegamento università e mondo del lavoro è un collegamento un po' più opaco, un po' più lungo, i tempi di ingresso e di formalizzazione delle professioni sono più lunghi, gli stipendi medi sono più bassi. E quindi è oggettivamente più lento e viscoso il mercato, ecco perché bisogna starci vicino. Poi una cosa da sapere è che sempre di più i mercati culturali, i mercati del lavoro culturale, sono mercati dove bisogna essere molto imprenditoriali. Ci sono pochi avanzamenti di carriera, c'è molto lavoro precario, ahimè c'è molto lavoro poco visibile e quindi è necessaria una grossa determinazione e una grossa attenzione. E poi è anche vero che per quelli di voi che sono interessati a questi mondi perché sentono di avere una vocazione artistica,
dobbiamo tenere conto del fatto che il confine fra il definirsi uno che strimpella uno strumento o un musicista è molto labile e molte volte è il risultato della pratica. Quindi, per aiutarvi a riflettere se questa è una strada, se questi mondi sono mondi che fanno per voi. Normalmente questi sono mondi che attirano moltissimo l'attenzione dei ragazzi, perché parlano tantissimo ai giovani. Ma per capire se possono diventare effettivamente un'occasione professionale, io suggerisco questi quattro atteggiamenti. Il primo, come dicevo prima, è la passione e l'interesse genuino. Frequentate. Non è mai troppo presto per cominciare. Pensate di voler fare il musicista, cominciate a suonare, cominciate ad andare nei locali, cominciate a registrare qualche cosa, cominciate a fare una clip. Si impara facendo e si capisce facendo dov'è il proprio posto in questi settori, soprattutto quando si è molto giovani, per cui si ha tempo per farlo. Ovviamente servono buone scuole e buoni maestri. Bisogna essere molto severi con i propri maestri in questi campi qua, perché spesso è con chi hai studiato che determina quale sarà la tua strada, il tuo percorso. Questo è verissimo nelle professioni artistiche, ma in generale anche in quelle tecniche, cioè l'apprendistato e l'imparare facendo sono caratteri che ancora sono molto frequenti, molto meno nelle posizioni manageriali. Tenacia. Sappiate che i settori culturali, in tutta la loro leggerezza e leggiadria, sono dei settori dove si lavora moltissimo, dove girano pochi soldi e quindi dove c'è una produzione elevatissima rispetto alla domanda e quindi si lavora come dei pazzi. E si lavora costruendo i mercati, costruendo le opportunità, quindi l'atteggiamento imprenditoriale a me sembra un elemento importantissimo. Incidentalmente, queste quattro variabili servono anche per fare l'imbianchino, servono per fare qualsiasi lavoro, ma nei settori culturali a me pare che assumano un significato molto specifico. Io faccio il professore e questo volevo chiudere segnalandovi il nome di tre miei ex studenti che hanno fatto la Bocconi, quindi hanno fatto tutt'altro, ma che erano genuinamente appassionati e volevano lavorare in questi settori. Li presento molto brevemente. Nicolò si è laureato con me ed è uno degli organizzatori del Festival Terraforma. Andate a vederlo, è un festival tutto costruito attorno all'idea di sostenibilità ed è un festival che in pochissimi anni è riuscito a entrare nei ragionamenti e nella, diciamo, presentazione a livello europeo. Quindi è un festival quasi più noto all'estero che non in Italia e si teneva, insomma, si è tenuto fino all'anno scorso in luglio a Milano, fuori Milano. Francesca Crescentini, anche lei ha studiato alla Bocconi, ma poi è andata a lavorare in una casa editrice, è andata a lavorare in Einaudi. Da lì, dopo un po', ha deciso che quella non era la sua strada e allora è andata lei è molto appassionata di libri, è andata a lavorare in un'agenzia di comunicazione perché voleva imparare bene a smanettare, diciamo, e a seguire l'evoluzione del digitale e adesso è diventata una blogger e un influencer, in particolare riguardo ai libri. È una delle book influencer più importanti che abbiamo in Italia in questo momento. Francesca era un'appassionata di cultura visiva, lei ha lavorato per un certo periodo in un museo di fotografia e da 2 anni ha aperto un negozio fisico che vende periodici fisici, che sembra essere la cosa assolutamente più stravagante in questo mondo in cui tutto va in digitale. Anche lei procura riviste specializzate da tutto il mondo per istituzioni interessate a capire come si evolve il gusto in tutto il mondo. Per cui lei lavora con musei, con case di moda, con grandi designer, con istituzioni di varia natura e fa scouting e intermediazione con la produzione di riviste periodiche iper segmentate. Da ultimo, Andrea Quartarone
è un autore televisivo, quindi lui è appassionato di TV da tutto, da sempre e collabora con, è diventato un mio collega, insegna anche, tiene anche un corso di televisione in Bocconi, ma la sua attività prevalente è quella di autore televisivo. Io spero di avervi dato un overview di quali sono le specificità e gli sbocchi legati alla cultura. Vi posso dire che lavorare in ambito culturale con e per le organizzazioni culturali dà una possibilità e dà una serie di... allarga il cuore, allarga davvero il cuore, però richiede moltissima tenacia, moltissima professionalità, perché si vedono i lustrini, ma dietro ai lustrini c'è tantissimo sudore. Buona fortuna.